Abbiamo il sentendo che dovrebbe essere a posto. Sì. Ma senti, ciao Roberto, volevo sapere se hai sbollito la rabbia di Napoli e come questa rabbia poi può trasformarsi in energia positiva, perché anche la Fiorentina non ha subito nessun torto, ma una rabbia sportiva, come dire, che ha appena incassato in questo ultimo periodo, soprattutto l'ultima partita. Ma è tutto alle spalle, quindi per quanto mi riguarda è capitolo chiuso a Napoli, perché purtroppo non si può cambiare nulla, no, di quello che è accaduto, quindi dobbiamo, come ho detto anche dopo la partita, prenderci le cose positive di quella prestazione e trasferirle domani contro la Fiorentina, perché per un motivo o per l'altro ognuno ha motivo di fare una partita di un certo tipo, quindi sappiamo che troveremo una squadra che ha perso per tutta una serie di coincidenze, molto di Verona in casa, di quelle partite dove tutto va storto, e che quindi non è certamente la Fiorentina di quel risultato, e quindi noi dovremmo fare una prestazione quantomeno sui livelli di Napoli, cercando di essere ancora più incisivi. Sì, quelle partite così dove fai la partita, hai la possibilità, sembra che sblocchi, sembra che riesci a recuperare il risultato anche se subisci magari un gol in contropiede, poi nel momento in cui stai come dire, riprendendo la partita, becchi il secondo gol, quindi sono quelle partite che nascono in quel modo lì, che poi il risultato ti fa dire a chi non è, come dire, attento osservatore, che è stata una prestazione fatta male, no? Se non è assolutamente così, ma una prestazione dove le circostanze, le coincidenze abbiamo sempre giocato in maniera sfavorevole, quindi devi saper prendere e cogliere gli aspetti positivi e partire. Ti volevo chiedere se mi senti, ecco, ok. Ti volevo chiedere se Palacio l'avete gestito e quindi non è un problema per domani, è pronto, oppure qualche apprensione ce l'hai, visto che solo ieri è tornato in gruppo? No, credo che sia a posto, non ci sono problemi. Abbiamo un attimino gestito nei primi giorni della settimana, sul lavoro, per qualche piccolo fastidietto, ma direi che dopo l'allenamento di ieri tutto è rientrato alla norma. Dopo finisco. Il Palacio centravanti, così molto mobile, che è stata una chiave tattica di quel bel primo tempo di Napoli, ti fa venire probabilmente la voglia di lasciarlo in quella posizione, ma se lo lasci lì poi non c'è posto per destra, come pensi di muoverti da questo punto di vista? Beh, è chiaro che bisogna fare delle scelte da questo punto di vista, quindi non ho ancora deciso domani come schiererò, diciamo, da centrocampo in avanti, e adesso questo lavoro di rifinitura e il pomeriggio mi porterà a prendere la decisione definitiva, quindi è chiaro che domani è una partita dove non bisogna trascurare nulla e cercare di mettere in campo la formazione migliore, che ritengo migliore, che possa dare più, come dire, più prospettive e più soluzioni. Quindi il ragionamento di oggi è questo, chiaramente. È il Bologna, buongiorno. È il Bologna che si augurava di vedere dopo il mercato? Direi che sono arrivati due ragazzi che sono sicuramente due ragazzi positivi per noi, quindi è uscito Mimmo, al quale faccio un grosso in bocca al lupo. Direi che la partita di ieri è stata un bel inizio per lui, e quindi sono felice perché se lo merita indubbiamente. È andato via tra le lacrime e la cosa mi ha toccato, e anche a me è dispiaciuto molto questo fatto, però insomma la professione e la carriera porta anche a queste cose. È importante per lui che sia cominciata l'avventura di Empoli nel modo migliore e che si gioca tutte le possibilità e le chance di tornare in Serie A, quindi questo credo che sia un giusto riconoscimento a quello che lui ha fatto anche qui a Bologna, no? Quindi un premio che mi auguro che lui riesca ad ottenere,
Detto questo, sono arrivati Piero Magnoli e Riccardo Orsolini, che sono due giocatori, uno giovane, l'altro un po' meno, ma comunque che ha dimostrato già, anche se ha di poter starci, quindi vorrei valutarli bene. Direi che l'approccio è sicuramente positivo, mi è piaciuto, mi piace, e adesso chiaramente il capo parlerà. Ovviamente non l'hai dimenticato, ma mi sembra che l'innesto più importante è stato quello di Zemaili, che nonostante sarà anche un po' indietro di condizioni, ma oggettivamente già dopo 15 secondi a Napoli ha fatto vedere cosa vuol dire avere un giocatore con quelle caratteristiche che prima non avevi. Beh, sappiamo, no? L'ho detto, per Zemaili è importante provare il ritmo della gara adeguato. Direi che dalla prima partita fatta a quella di Napoli già c'è stata una crescita e mi aspetto che ci sia costantemente questa voglia anche da parte sua, questa determinazione da parte sua nel portare anche all'interno del gruppo questa capacità di non sapere, di non volersi accontentare mai, no? Di non accettare mai la sconfitta, anche se frutto di situazioni o comunque figlia di una prestazione fatta bene, ma comunque di voler tenere sempre il piede sull'acceleratore, quindi trasferire anche ai suoi compagni questo tipo di mentalità fondamentale, e questi giocatori che hanno un po' più di esperienza riescono a fare anche questo all'interno del gruppo. Quindi è questo che mi aspetto, e come ho detto, poi il campo parla, il campo determina, e quindi se la gioca con i compagni di reparto, perché ci sono opportunità per tutti. Mi ricollego a questo, perché è vero che dal punto di vista, sono concordo con te, delle prestazioni, quest'anno a parte Torino, una squadra praticamente quasi mai mancata, però c'è questo rischio di accontentarsi a volte della bella prestazione. Penso a Napoli, che avete fatto un grandissimo primo tempo, poi dopo sotto di un gol, con tutto quello che è successo, c'è anche un secondo tempo, lì la squadra è calata. Ecco, probabilmente questa squadra per crescere non deve accontentarsi delle belle prestazioni, ma deve anche cercare di portare a casa i punti. Assolutamente sì, è pacifico questo, ma come ho detto, ho chiesto anche ai giocatori, no? Quanti di voi, la stessa domanda la posso fare anche a voi, no? Quanti di voi hanno pensato che dopo aver fatto gol dopo 25 secondi ha pensato l'abbiamo fatto troppo presto? La mentalità di una squadra, la mentalità di un gruppo, la mentalità di un giocatore, la mentalità di un giornalista abituato in una piazza piuttosto che in un'altra deve essere differente da quello che pensa abbiamo fatto troppo presto. Ma il ragionamento è adesso, abbiamo fatto gol dopo 25 secondi, questa è una partita che possiamo portare a casa e possiamo concretizzare. La differenza può sembrare minima, ma secondo me fa veramente molta, ma molta differenza, scusate il gioco di parole. E quindi quando questa squadra, così come tutto l'ambiente, ragionerà in questo modo, vorrà dire che allora un salto in avanti da quel punto di vista l'avremmo fatto senz'altro. Buongiorno Roberto, è la prima di una serie di partite senza Verdi. Ti chiedo quanto pensi che possa influire questa assenza, ti chiedo anche se a livello tattico, visto che il mercato comunque ti ha consegnato anche una squadra che ad esempio ancora non sa, è possibile vedere magari non subito il centrocampo a rombo con Palacio e Destro vicini, cioè 4-3-1-2, perché invece magari con Zemaili di Tiro. Ma sono tutte possibilità che però voglio che mi vengano suggerite non da... da fattori esterni, ma da quello che sono le prestazioni nel quotidiano, negli allenamenti da parte dei ragazzi. Se i ragazzi recepiscono e hanno questo tipo di approccio positivo, allora tutto è fattibile. Diversamente è chiaro che bisogna trovare accorgimenti diversi, no? Ma è fondamentale che noi ragioniamo sempre comunque in un modo che è quello di cercare di imporre, di fare attraverso la determinazione, la convinzione, la voglia di non solo di rispettare quelli che sono i ruoli in campo, ma anche di metterci qualcosa di nostro, no?
quello che poi fa la differenza, perché è giusto che ci siano delle nozioni di base, o dei concetti e dei principi che sono fondamentali, ma poi su quello uno deve metterci le proprie capacità. E allora questo ti fa ragionare, come ho detto poc'anzi, in una maniera un po' differente, no? Che non è quella di se facciamo gol al primo minuto è troppo presto, speriamo di farlo all'89esimo perché così gli altri poi non hanno più o hanno poco tempo a disposizione per rimediare. Io sarei, firmerei sempre di, in ogni gara di poter fare gol al primo minuto. Questo vuol dire che poi mi trasmette una convinzione, una forza di volontà superiore che mi porta poi a fare, a cercare anche il secondo e il terzo gol. Questo è il tipo di approccio che dobbiamo cercare di conseguire, no? Se abbiamo questo tipo di condizione, allora tutto è fattibile e oltre alle belle prestazioni vengono anche i risultati. Questo però è un passaggio che non è veramente facile. Quindi a proposito di questo modo di pensare, si può dire domani che per la particolare situazione di classifica, cioè c'è un po' di stacco rispetto alle prime 10-4 punti, c'è un po' di stacco rispetto a quelle che magari si lottano un po' la salvezza, che il pareggio domani sostanzialmente non servirebbe a nessuno delle due? Ma onestamente non mi interessa fare questo tipo di discorso, mi interessa di pensare che domani ci sono tre punti in palio e io devo andare in campo per cercare di ottenerli attraverso quello che so di poter esprimere, semplicemente questo. Poi dopo può essere che venga fuori anche il pareggio, non è che il pareggio non serve, il pareggio è comunque è il risultato di qualcosa che tu sei riuscito a fare in campo. Come abbiamo detto prima, la Fiorentina ha subito 4 gol dal Verona ed è stata una giornata particolare da questo punto di vista, no? Quindi questa dimostrazione che a volte i risultati, spesso i risultati sono figli di episodi, no? Di situazioni particolari, ma noi dobbiamo andare in campo convinti di poter fare la partita, di non aspettare, di non subirli gli avversari. Ci sarà sicuramente il momento in cui si soffrirà, ma questo rientra nella logica delle cose, ma il convincimento è quello di cercare di far soffrire la Fiorentina, per una squadra che ha sicuramente ottimi giocatori, e quando io trovo davanti a me ottimi giocatori, lo stimolo è quello di dimostrare di essere quantomeno alla loro altezza. Questo deve essere. Poi dopo il risultato alla fine lo vedremo e lo valuteremo in funzione di quello che sarà, ma dobbiamo andare in campo pure. Permettimi la battuta provocazione, la Fiorentina undicesima sui rigori dovremmo essere sereni. La Fiorentina undicesima sui rigori dovremmo essere sereni, cioè ci dovrebbe essere equità di giudizio. A volte si fanno anche delle battute, però spesso attraverso le battute si riescono anche a capire determinate cose e spesso c'è anche molto vero, no? Quello che si dice magari anche sorridendo, però purtroppo non dipende da noi, no? Non dipende da noi, quello che può dipendere da noi lo sappiamo e quindi dobbiamo cercare di conseguirlo con forza, con determinazione. Questo, poi dopo il resto non ci compete, possiamo solo fare, come dire, tra virgolette delle osservazioni e poi essere convinti che ognuno fa e recita la propria parte nella maniera più corretta possibile. Ultimo, poi non tocco più il tema arbitrale anche perché è il passato. Ti ha un po' stupito che abbiano ridesignato i due protagonisti di Napoli e Bologna, che non li abbiano magari un attimo fermati, perché arbitrano VARO anche questa settimana? Onestamente lo so adesso perché non è una cosa che mi preoccupa. Quindi mi è capitato di subire torti anche pesanti nella mia carriera da giocatore e anche da allenatore. La settimana dopo per me quell'arbitro era allo stesso livello, allo stesso punto della settimana precedente, quindi non è che ho che faccio ragionamenti a ritroso e quindi individuo nel soggetto qualcosa o qualcuno che può essere deleterio per il sottoscritto. Credo sempre nella buona fede, penso sempre che uno quando sbaglia, così come è giusto che sia, lo faccia assolutamente nell'intenzione comunque di fare la cosa giusta e poi si riparte, quindi magari un arbitro come noi non è particolarmente fortunato,
vuol dire che la prossima volta, mi auguro che la prossima volta ci metta ancora più attenzione. In assenza di Verdi ti aspetti un salto di qualità o qualcosa in più da qualche giocatore in particolare? Nel senso, comunque Verdi è anche uno che al di là di gol e assist fa anche molto gioco, nel senso, poi in realtà prendersi il pallone, passaggi, posta, cambia gioco. Ma spesso quando ci sono giocatori importanti di una squadra che vengono a mancare per un motivo o per l'altro, è chiaro che tutti quanti siamo portati, almeno credo che sia un tipo di reazione abbastanza naturale a fare qualcosa in più, no? A dare qualcosa in più per il compagno che manca, ma se pensiamo di farlo prima di tutto per noi stessi, perché questo vuol dire incrementare quello che è il nostro rendimento, il nostro valore, credo che questo diventi sicuramente un vantaggio. Ora, il valore di Simone lo conosciamo tutti, il suo apporto lo conosciamo tutti, adesso è arrivato anche Orsolini, che è un giocatore che sicuramente ha voglia anche di dimostrare. Coloro che hanno avuto un po' meno spazio in questa prima parte di campionato devono darsi da fare ancora di più e mi auguro di riuscire a sopperire, chiaramente non con le stesse qualità, perché ognuno ha le sue prerogative, le sue modalità, no? Però a dare tutti qualcosa di più, questo è facile. Altre domande? Prego, sono il collega, una domanda per il microfono. Salve, una domanda sulla FIGC, cosa ne pensa del commissariamento di questa settimana e se Costa Curta l'ha anche contattato, perché pare che abbia contattato dei vari allenatori, se c'è la possibilità. Già il padre vuol dire che non si sa, quindi quello che accade, accade, non dipende da me, non voglio neanche esprimere nessun tipo di giudizio, il fatto che ci siano giocatori, ex giocatori, mi piace, sono contento per Costa Curta, perché entra, come dire, in un meccanismo che è importante per il calcio e quindi mi auguro che riesca ad apportare con la sua conoscenza, le sue esperienze, qualcosa che faccia crescere ulteriormente questo movimento, perché ce n'è bisogno. Non c'è bisogno di retorica, non c'è bisogno di frasi fatte, non c'è bisogno di soliti discorsi, ma c'è bisogno di fatti e io sono convinto che Costa Curta, insieme agli altri che sono stati calciatori prima di essere dirigenti, possono dare veramente un serio contributo a quella parte lì. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e sono felice veramente per lui. Grazie. Coraggiosamente, la pronti via, hai bisticciato già con il vice commissario, non con il tuo amico Costa Curta, ho visto in domenica in televisione, c'era una distanza. Bisticciare gli garantisco che è un'altra cosa, io non bisticcio, c'è stato solo uno scambio di opinioni, e questo vuol dire che rispetto alle certe al sottoscritto e Bill di Costa Curta rimangono assolutamente allo stesso livello di quanto forse lo prima. Ti chiedo a te invece da ex CT, vabbè adesso mi passa il Toto CT e sembra che Mancini abbia scalzato tutti, ecco, il calcio è senza, oggi no c'è un commissario, ma è un paese dove non c'è il governo nazionale più i governi regionali, cioè il presidente Lega non c'è il presidente della FIGC, ripartire da un CT importante credi che sia una strategia giusta o comunque è tutto un movimento che deve essere ripensato? Non c'è un governo che sia stabile, non c'è, ce ne sono tante di cose che non sono come dovremmo o come vorremmo che fossero. Quindi, a volte di fronte a certe situazioni ci si sente un po' impotenti, però deve essere un pensiero che dura lo spazio di pochi attimi, perché bisogna comunque continuamente lavorare e lottare per far sì che le cose possano essere migliori di quanto non siano. Quindi la nostra è una nazione che ha bisogno di riprendere il posto e la posizione che si merita, ma questo passa attraverso il lavoro serio, il lavoro concreto da parte di tutti, no? Quindi
se vogliamo veramente fare questo, allora sicuramente migliorerà la vita in generale e quindi anche lo sport. Se invece continuiamo solo a contrastarci senza mai poi arrivare al dunque, chiaramente le cose, come spesso dico, è difficile pensare di poterle cambiare facendo sempre le stesse. No? Umore di destro, scusa questa domanda, cioè ha metabolizzato il fatto che comunque è un giocatore importante che per scelta tecnica domenica è in panchina e adesso domani non lo sappiamo, cioè lo vedremo in campo se c'è o non c'è. Ma il suo umore può solo crescere e diventare migliore attraverso le prestazioni, che non sono solo quelle domenicali o del sabato o del lunedì, ma sono quelle costantemente trasferite sul campo d'allenamento, no? Quindi abbiamo parlato un attimo fa sul fatto che manca un giocatore importante come Simone Verdi, che tutti quanti devono cercare di dare qualcosa in più, quindi nel tutti quanti c'è anche Donadoni. Grazie.